Il momento va dalla montagna, è la montagna che va. Buongiorno! Dove sei? Ma dove ti hanno portato? Dal cavatore, caffè a tutte le ore. Io ti faccio gli slogan del tuo, sai che? Allora, com'è? Un piacere, bene, benissimo. Noi siamo venuti a te perché te stai andando a noi. Ma si sta bene. C'è una leggera ventolata ma stamattina. Benissimo. Si respira l'aria fresca. Tette! Se ci ha portato solo c'è puzza di merda come a Porto Ferrari. Eccoli, eccoli. E i muratori si sono bloccati. Ma perché? Ecco perché sei sempre giù allora te. È che come sta ventolata l'odore vengono qui a capolino. Ecco perché sei sempre da noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mettiti due cose, due pesi perché te stamattina voli. Ce l'ho, guarda. Prendi un po' questa. Ma c'è. Dove siamo? Bari Cavatore. Capo Liveri, ragazzi. Capo Liveri. Capo Liveri Terra Santa. Che succede? Ma è uguale il tirano di Capo Liveri a quello. No, non c'è. Capito? Speciale Capoliveri. Speciale Morcone Parigi. Capoliveri. Come si paga qui? In euro o Capoliveuro? Silvia, come pagano? In euro o Capoliveuro? Capoliveuro. Qui sono già avanti. Fa il cambio. Allora, siamo, che è successo? Vai. 10 giorni. Si è rialzato il polverone. Vai. Per la verifica dei requisiti. Giustamente la settimana scorsa c'erano le strade. No, sì. Siamo fermi. E ora si ritorna con le navi. Si ritorna in muovo. Franco del Giudice, ricordiamolo, della Toscana di Navigazione, dice: siamo al lavoro per produrre tutta la documentazione che la regione ha chiesto alla nostra società. Loro sono convinti di farcela, che hanno i requisiti. Se hanno i requisiti, si apre un altro scenario. Quindi stiamo altri 10 giorni, no, 10 giorni, 10 mesi. Tutto va bene per settembre-ottobre. Si chiarisce la situazione. Ora luglio agosto non c'è nato perché c'è un contenzioso. Non si sa chi vai. Ma chi sei? Si va con quella lì. Con quella lì, ma senza nome, va. È uguale, le cancellano, sai, nave bianca, no logo. No logo. Prorogata l'allerta meteo arancione. E si vede. Sì, i piombinisti stanno soffiando di qua tutti insieme. Da Cecina. È lui, è Claudio Lippi. È Lippi, Lippi che ha il soffione cecinese. Ce lo vedo Lippi. La parte nostra no, sono la parte di qua. Ma la solita. Bene. Ragazzi. Oh. Idea SRM. C'è già l'idea, no? Si litigano già sull'idea. Scintille tra i sindaci di SRL. Ecco, quante visualizzazioni? 600, vai. No, ma qua è la Corcangiolino. Questo. Molinare, come sei dolce. Perché ricordi? Ora, queste foto col Grembiolino insieme, lo sai che sono sì. Per i calendari, quelli del caffè, ricordi? Ma pensate che da pensare. Caffè Kimbo. Che mente perversa, diciamo. Cancella, levalo. No. Sì, fidati. Calendari artistici del caffè. Sì. Chi è stile? Di essere. Simoni critica il collega Ferrari. Vuole decidere da solo. Famoso il pallone è mio e ci gioco solo io. Ma poi bello l'inizio, mi piace. Acqua citata in seno. A Idea SRL, isola del bambino. Nel seno di Idea SRL c'è un po' di maretta. E perché? La maretta. Quando la direzione del sito di Portatur ha avuto qualcosa da dire a proposito della proroga dell'incarico al dirigente come portafoglio Luca Donati, comandato dalla giunta per esporre il piano di gestione, insomma, si sono litigati per questo. Perché il mandato che scade il 31 dicembre, vogliono prorogarlo fino al 31 marzo. Si vogliono fare 3 mesi. Tre mesi così. E vediamo un po' che succede comunque. Vediamo che succede. Già anche su questa idea. Comunque il pubblico mi ha chiesto, ma quello lì tutto sistemato. Ragazzi. Tutto bello, profumato. Vota e fai votare, ragazzi. Ma non esageriamo che mia moglie è gelosa. Ma ha ragione. Hanno detto che non guardiamo più neanche uomini e donne. Porto se ne un pezzo. Quella a me perché sono ciccione. Quello è il contrasto. Capito? Davvero, Cioè io sono bianco cadaverico, mi vedi? Come fatti? Bianco e nero. Ieri ho sbagliato, mi hanno ripreso. L'ho detto Tibero. Tiberi. Ma hanno detto no. Carlo Conti. Per la bocciatura però. Io durante la giornata c'è la gente che mi scrive, mi chiama e mi dice comunque. Ti dà dei consigli. Però ascolta. Sistema che ti meglio più Carlo Conti. Inquadralo a me, da solo. Carlo Conti, insomma. Carlo Conti.
parliamo di cose serie. Guarda cose serie. Allora che devo Tirreno, va. Lo sciopero dei, dei bancari. Oggi siamo in sciopero. Perché non c'è il rinnovo contrattuale e perché queste persone sono vessate. Quindi bisogna la gente che guadagna 3-4 milioni di euro all'anno e ce l'ha, è lui, e ce l'hanno con noi, ce l'ha, insomma, ci fanno lavorare, date qualche migliaio di euro in più a queste persone. Sono vessa, ha detto vessa, ma io nel mio eloquio uso sempre termini così, nel mio eloquio. No, ma già ce l'avevamo, ma dove? No, lui fa concorrenza, che il casertano, già il sud italiano, senza essere razzista, c'ha un eloquio superiore. Io sono metà di Napoli. Perché, ma come dalla faccia sembrava di Bolzano, guarda, non ci sarebbe detto che era un eloquio forbito. Forbito, era della parte lo scozzo, era già usato. Molto capiente, nel senso che c'ha molto cavoli. Accompagnato dalla gestualità. Quindi è fantastico. Siete pronti di tirarvela? Sì. Ok, comunque rinnoviamo il contratto perché Federico ci ha detto. Lasciateci l'autonomia a noi, ci pensiamo noi. Voi dateci la possibilità alla direzione, voi date l'autonomia alle filiali, ci pensiamo noi. Vabbè, state tranquilli, non ci stressate. Ecco perché abbiamo preso le quote. Il sindaco Galli spiega la scelta. Vogliamo gestire noi i progetti di valorizzazione della società Parco Mondiale. Una pausa, Galli. Bravo. Ti mancava l'edicola. Dea bestia. So che c'è una telefonata. Vabbè, due romanzi. Alessandro supera le 1000 copie. Ah, ecco, Alessandro Pucci viene a trovarci. Sì, l'ho visto anche ieri, guarda. Il cuore del cielo, l'Aquila, il Falco, il Cigno. Viene a trovarci. Quindi compratelo, l'ho letto, è molto bello. Tra l'altro ne è uscito anche un altro. Si sente. Per il foglio. No. E poi abbiamo un'ultima fatica. Un controsenso. Fermi che c'è la fatica. Chi è che ha fatto sta fatica? Marino Alessi. Uomo politico per eccellenza, Rio Marina? Presidente della comunità montana, sindaco, come se fosse diciamo stato segretario anche di Musi, insomma tante cose ha fatto un libro, La fatica della politica. Ora senti, aspetta, prima di chiamarlo in politica si fatica. Ora, prima di chiamarlo, aspetta un attimo. Allora, te non lo conosci Danilo Alessi, è uno di poche parole. Sì, ti liquido a un certo punto, ti faccio e te c'è segnale e butta giù, se no lui siamo a Capoliveri, non c'è vento, segnale, siamo sotto la galera. Con Danilo Alessi ci famo le 12:30. Ce n'è segnale. Vai. No, tutto a senso unico. Vado. Il comitato ha detto che c'è un senso unico a Capoliveri. Ma Marcello l'ha ripreso o no? Sì. Sì. Ma il spaccatore fresh. La voce? Sì. Si sente? Buongiorno l'energia. Basta, il microfono non guarda, no. Stiamo cercando di chiamare Danilo Alessi, sicuramente è talmente affaticato che è stanco anche da sala. Ce la fa Alessi, perché mi ricordo se questo nome è questo di nuovo, se no mi squillava. Riprovo con questo qui che forse se lo conosci è capace di rispondere tutto giù. Niente. Provo questo? Sì. Provo questo. Va, butta giù. Andiamo. Pronto? Pronto, Danilo? Sei ripreso? Non sarà nemmeno. Va? Niente, anche vero. È affaticato. Il libro... Comunque, diciamo che... ripercorre un po' tutto il suo vissuto della politica urbana. Fagli un bel po' di una stocchisirone. Oh, grazie amore, ma ormai ci sei te che mi valorizzi. Ti racconto in larga parte autobiografico un viaggio nella memoria rappresentato dalle sue amanti. Dalle sue amanti. Due amanti diversi per cultura, età e condizioni sociali, maltrattati. No, non rispondo. Nilo e Francesca. Azz. Danilo di Danilo, però ti si intervista più non sei ripreso. Niente, diciamo che l'appuntamento è per le 17:30 al Libraio, quindi accompagnate questa grande fatica di Danilo Alessi. Presto, accompagnatelo perché fa fatica. Niente, da Capolivre è tutto. Allora, c'è più niente. Noi siamo venuti per fare una puntata insieme alla nostra amica Silvia. Grazie. Mario il Cavatore.
caffè a tutte le ore. Fatto. Wow! Poi si presentano di notte poi. A l'una e mezzo, sì, ma si ripeto, voglio un panino. Oh, per mezzo di notte. Fino alle 4. Fino alle 4 di notte. Ti senti alle 4? No, alle 9. Ti rimandano poi. Torni da noi, ti aspettiamo. Ma fai anche qui? Questo è granito, Lo vedi. C'è barba d'uomo. Quando parte la giornata. Buona anche a te, cari, grazie di averci accolto. Arrivederci. Mi si fa. Si sta colorata. Sì. Ok, vai. Ciao. Sei sempre sciopero. Io sono sempre sciopero, fino ad oggi comunque sono sciopero.